Allora, oggi parliamo di questa antologia dal titolo Sangue. È un titolo che è ritornato estremamente di attualità sui titoli dei giornali di questi giorni, soprattutto Puglia, e soprattutto in Puglia, perché abbiamo visto dell'altro sangue, il sangue sui cantieri, il sangue nelle sottoscale dove viene sfruttato il lavoro nero in condizioni di tale rischiosità che cinque donne, delle quali quattro lavoratrici in nero appunto, hanno lasciato la vita. E però iniziamo a parlare di un libro. È vero che i libri sono semplicemente una lettura della vita. E questo libro, Sangue, che è un'antologia di racconti noir di Puglia, alla quale hanno partecipato 10 scrittori, tra quelli immersi negli ultimi due decenni nella nostra regione. E questo libro, Sangue, sostanzialmente parte dalla considerazione, dall'osservazione di quello che va avvenendo intorno a noi, degli episodi di cronaca nera che balzano sulle prime pagine dei giornali, tengono forte l'attenzione dei media e delle persone per delle settimane, a volte per dei mesi, e però come devo dire, vengono visti un po' isolatamente, vengono visti come episodi di cronaca. Ecco, la scrittura, la letteratura ha invece la capacità probabilmente di interpretarli in una dimensione più ampia, di inserirli in un contesto storico e sociale, un contesto che dimostra come la Puglia non sia soltanto come devo dire, fiori e positività che ci sono, soprattutto da quasi un decennio, voglio dire, la Puglia ha avuto un forte impulso nel senso economico, nel senso culturale, nel senso sociale, e ciò nonostante c'è una Puglia che è ancora debole, soprattutto sul piano culturale, soprattutto sul piano delle relazioni umane. E questo libro ha sostanzialmente voluto, attraverso un genere, il noir, investigare questi aspetti della Puglia, per cui ci sono gli episodi, ci sono i racconti ispirati a episodi di cronaca, dal caso Scarsi al caso del consigliere provinciale di un centro ammazzato, ma ci sono anche i problemi sociali, l'immigrazione, la difficoltà delle relazioni umane. E condotti questi racconti con stili, con registri molto diversi, prevalentemente influenzati dal dialetto, non nel senso di essere scritti in dialetto, ma nel senso di creare lingue miscitate, lingue nuove che stanno realmente emergendo.